Bisogna partire dalla tutela e dalla valorizzazione dei luoghi dove c'è presenza di acqua, luoghi che sono oggi centrali per i percorsi ambientali e la loro protezione. Un'attività che Legambiente Molise ha fatto propria ed oggi, che è la giornata mondiale dedicata alle zone umide, ha organizzato una passeggiata scientifica sulle sponde del Biferno. E sulla necessità di operare per il meglio in difesa del fiume Molisano parliamo con Angelo Sansò, presidente del Comitato Scientifico di Legambiente Molise. Dipende sempre dalla mano dell'uomo, perché l'uomo può peggiorare, ma può anche migliorare le situazioni. Quindi, ecco, quando si pone attenzione, poi ci si rende conto che si può progettare in positivo. E quindi, per esempio, il consumo di suolo che può intaccare, i fiumi o quelle aree che sembrano non del fiume, ma in realtà il fiume è molto più ampio di quanto può apparire a prima vista. Oppure l'agricoltura intensiva, sono questi fenomeni che vanno a consumare comunque il suolo e molto spesso o costruzioni, diciamo, abusive o pseudotali, che si vanno ad inserire in luoghi che non sono propri, che sono propri del fiume e che il fiume, anche se non lo invade anno per anno, però anche il fiume ha una vita molto più lunga di quelle che noi possiamo immaginare. Un'area fluviale può essere anche con un intervallo di decine o centinaia di anni. Quindi bisogna stare molto attenti quando si opera in prossimità di corsi d'acqua o di altre, naturalmente, di altre zone umide, di cui dicevamo prima, perché hanno un patrimonio importante, per quanto riguarda in particolare la biodiversità e quindi la vita di tutti noi. Io direi intanto che non possiamo considerarlo tutto nel suo insieme, ma tratto per tratto, cioè, secondo i tratti il fiume va, diciamo, gestito in maniera diversa. Tanto che io qualche tempo fa ho immaginato al cosiddetto a un osservatorio, a un guardiano del fiume, perché il fiume si comporta in maniera diversa a seconda se siamo nella prima parte del fiume, se nella parte mediana o nella parte finale. Perché in ognuna di queste parti prevale una delle azioni, quella erosiva prevale nella prima parte, quella trasportativa, diciamo con questo termine che dà bene l'idea, e quella di deposizione nella parte finale. Tutte e tre le cose ci sono, però prevale l'una o l'altra e quindi di conseguenza bisogna stare attenti a come ci si approccia a questo bene, naturale che ci permette di gestirlo nel modo migliore. A seconda come ci comportiamo, con le nostre azioni, che non è che dobbiamo smettere, ma le dobbiamo gestire con cautela e con razionalità, noi possiamo dare al fiume un bel voto, ma dipende da noi. Quindi io direi, per esempio, che nella parte finale sicuramente la situazione è meno bella che di quella della parte iniziale.